Gustavo Fremori parte dal Teatro Golden di Roma con Uomini senza donne, titolo curioso, quasi una sorta di contrappasso da un attore amatissimo, soprattutto dalle donne. Anzi, nella mia vita sono contornato da donne. Gli uomini se ne sono andati, mi hanno lasciato questo enorme fardello. Mia nonna, mia zia, mia cugina, mia madre ovviamente, la mia compagna, mia figlia, mia suocera e il mio cane, che sono tutte donne, io sono l'unico maschietto. Ovviamente sono molto coccolato, però insomma è un po' complicatino ogni tanto, ecco. Il suo personaggio è ombroso, timido, nevrotico, autolesionista, c'è qualcosa di autobiografico? Assolutamente no, sicuramente sono molto energetico. Però no, anzi, sono molto espansivo, io sono molto, come dire, mi piace essere un po' il traghettatore delle situazioni, quindi no. Da qualche mese l'attore romano è diventato padre della piccola Regine. Amélie, quale forza nuova ha dato la nascita della sua bambina? Quando mia figlia esplode in quei sorrisi mi sento la persona più felice del mondo. In quegli sguardi, in quel sorriso, lei ti fa capire che tu sei mio papà e, insomma, non lo so, crea una certa vibrazione interna. Padre pittore, madre danzatrice classica, l'accompagna nota cantante e attrice. Quando la vedremo in scena accanto ad Alma Manera? Sinceramente, io preferisco vederla Alma, perché così riesco a godermela di più.